Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un'ampia depressione atlantica è al momento stazionaria tra due potenti promontori anticiclonici, quello azoriano ad ovest e quello ad est sul comparto euroasiatico. Una situazione di blocco ove l'Italia risentirà dei flussi caldo-umidi provenienti dal Nord Africa richiamati dalla suddetta depressione. Saranno così possibili precipitazioni abbondanti su tutto il Nord Ovest, mentre sul resto d'Italia condizioni di tempo più tranquillo con ampi spazi soleggiati e temperature al di sopra della media. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 23 novembre. Cielo irregolarmente nuvoloso con fenomeni più probabili sul Tarantino, Materano e Basse Murge. Altrove nuvole alternate a schiarite ma senza fenomeni. Temperature, come vediamo dalla grafica, ancora in lieve aumento, con massime che potranno ancora una volta sfiorare i 20 gradi sul tavoliere, minime invece al di sopra di 10 gradi quasi ovunque. Venti tesi di scirocco, specialmente sui settori ionici, con locali rinforzi sull'altopiano murgiano. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi lo Ionio e il Basso Adriatico, mentre poco mossi gli altri mari. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone per lo splendido tramonto tra le nubi immortalato sulle rive rocciose di Porto Cesareo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.